È bene che sappiate che la storia ha dei contenuti che potrebbero infastidire i lettori con una certa sensibilità. Se siete di stomaco debole, allora non vi consiglio di proseguire, e se le tematiche forti non fanno per voi, allora chiudete tutto e non lasciate che la dottoressa Eva Grimbel vi faccia di sua proprietà. Experiment 6735 di Ukis, capitolo 22. Si era rintanata nella sua camera da più di 2 ore. Durante le prime ore del mattino aveva deciso di farsi una doccia e senza nemmeno partecipare al pasto mattutino era tornata nella sua camera. I lunghi capelli marroni le solleticavano le guance paffute, mentre le dita affusolate ne attorcigliavano qualche ciocca. Un forte senso di nostalgia la pervase. Pian piano stava iniziando a dimenticare il volto della sua sorellina. Un paio di occhi scuri le sfiorarono i ricordi. Labbra piccole storpiate in un sorriso e una massa di capelli folta e riccia, ma nient'altro. Aveva persino dimenticato la dolce risata di Skylar e nel constatarlo si sentì morire come quella volta che la dottoressa le aveva esposto i suoi crimini. Si portò una mano sul petto, stringendo con forza il tessuto della tuta. La schiena era poggiata contro la parete. Azzurra sedeva sul letto con le coperte ben sistemate e le ginocchia strette al petto, cercando di proteggersi da tutto il male che la circondava. Voleva sua sorella, la voleva più che mai. Voleva stringerla a sé e chiederle scusa per averle fatto del male, promettendo che nulla di simile sarebbe mai più accaduto, ma era troppo tardi. Lacrime amare le rigarono il viso e senza nemmeno volerlo dalle labbra carnose uscirono numerosi singhiozzi, che si espansero ancora una volta per quelle quattro mura. Quella stanza, come tutte le altre della Redwood, era segnata dalle sofferenze degli esperimenti. Numerose volte aveva provato a ripercorrere i suoi passi, ma non ricordava assolutamente nulla, e probabilmente era questo a farla ancora più male: non riuscire a convincere se stessa che era tutto finito. Perché nel cuore di Azzurra una speranza c'era, benché minima. Sarebbe uscita di lì e avrebbe cercato la tomba di Skylar, chiedendo 1000 volte perdono, e forse l'avrebbe raggiunta. Perché era giusto così. Si sentiva terribilmente legata alla sua sorellina, nonostante non ricordasse nulla di lei. Il solo pronunciare quel nome le faceva stringere lo stomaco e le portava il cuore in gola. Scacciò via le lacrime e si alzò decisa a concedersi 2 minuti di pace in cortile, lì dove nessuno era solito andare, se non lei. Si assicurò di aver torto ogni segno della sua debolezza dal viso e uscì dalla camera, chiudendosi la porta alle spalle. Ma prima di poter camminare, si sentì strattonare il polso. «Auguri!» borbottò Dave, che senza volerlo l'aveva attirata fin troppo a sé, tanto da ritrovarsi la ragazza a pochi centimetri dal suo petto. Distolse velocemente lo sguardo che si posò sulla vecchia carta da parati del corridoio. Azzurra strabuzzò gli occhi in preda alla confusione, certa che se non fosse stata così emotivamente instabile, sarebbe arrossita senza ritegno. «Auguri per cosa?» chiese, ma la sua voce uscì in un sussurro. A Dave bastò quel tono di voce per capire che qualcosa non andava, ma in cuor suo sapeva che sarebbe stato troppo egoistico chiedere spiegazioni. «È il tuo primo anno qui a Redwood?» Sorrise appena guardandola. Gli occhi arrossati di Azzurra furono una prova in più del fatto che qualcosa non andava. Strinse appena la presa sul polso di lei. «Non c'è proprio nulla da festeggiare», osservò lei abbassando lo sguardo. Sentiva nuovamente quella strana sensazione allo stomaco. Questa volta però era piacevole. Abbiamo festeggiato il secondo anno di Luis il mese scorso, quindi non vedo perché non fare lo stesso con il tuo. Non ricordiamo nemmeno il giorno in cui siamo nati, almeno troviamo una scusa per festeggiare, no? Propose Dave in tono ironico, sperando di poterle strappare un sorriso. Azzurra sospirò scuotendo la testa. Giusto. Hai parlato con Luis? Chiese mentre la sua visuale si spostò sulla mano di lui che stringeva ancora il polso e continuava a chiedersi il perché. Del resto, anche se l'avesse lasciata, lei non sarebbe scappata di certo. Dave sospirò di rimando, forse con un po' di fastidio e irritazione del tutto. Portò 2 dita sotto il mento di lei, costringendola ad alzare il viso verso il proprio. Puoi smetterla di pensare agli altri ed essere egoista per una volta? La mascella contratta faceva sembrare le sue parole cattive ed egocentriche, ma non era questo il suo intento. Non è la fine del mondo se pensi per una volta a te stessa. Fai
fece un sorriso. Non era facile per lui sorridere così tanto nell'arco di 5 minuti. Eppure sentiva di doverglielo. «Cosa ti succede oggi?» chiese allora, accennando anche lei un sorriso più timido e nascosto. «Sei strano». «Magari sei tu a rendermi strano», ammise senza problemi Dave e senza lasciare libertà di parola ad Azzurra. Si assicurò di farle incontrare la parete con la schiena. Si trovava di nuovo di fronte a lei, ma questa volta i centimetri a dividerli erano minimi, tanto che gli sembrò di sentire i battiti accelerati di Azzurra. O più probabilmente erano proprio i suoi a star dando di matto in quel momento. «Sei così irritante e dolce da farmi venire il mal di testa», mormorò appena. La mano di Dave si posò ad un lato della sua testa, premendo contro quell'orribile carta da parati. Azzurra si sentì bruciare, letteralmente in fiamme. Dave sembrava diverso in tutto, nei modi, nei gesti, eppure le piaceva terribilmente. Avrebbe dovuto scuoterlo e dirgli di riprendersi, che lui non si era mai spinto così là, e in fondo perché doveva negarsi tutto questo? Se essere egoisti significava questo, allora Azzurra sarebbe stata un'eterna e recuperabile egoista. Comunque incapace di muoversi, si limitò ad annaspare. Le gambe tremavano come gelatina, ma trovarono stabilità quando l'altra mano libera del ragazzo le si posò su un fianco, stringendolo appena. I loro nasi si sfiorarono, quell'enorme muro che Dave si era assicurato di costruire saldamente stava per essere abbattuto lì lì a poco, dimenticando i suoi crimini e i suoi peccati. Perché adesso erano solo loro, nessun assassino e nessun pentito, c'erano solo loro due in quel corridoio. Nemmeno la melodia della solita canzone riusciva a invadere il mondo che si erano inconsciamente creati. Dave si inumidì le labbra, facendo arrivare Azzurra al limite della sopportazione, che istintivamente portò una mano dietro al suo collo, supplicandolo di baciarla. «Perché lo stai facendo proprio adesso?» Il ragazzo non riuscì a trattenere un sorriso divertito, ma non le rispose. Non credeva che lei potesse volerlo quanto lo voleva lui. E forse non era come se l'era immaginato in tutto quel tempo, ma quando le loro labbra riuscirono ad incontrarsi, fu come essere gettati in un fiume di acqua fresca in una giornata di afa. Le labbra di Dave erano dolci, si muovevano su quelle di lei in modo naturale. Si avvicinò ancora di più facendo aderire i loro petti. Azzurra sentì 1000 emozioni in un istante, un'ondata di calore che le si espanse in corpo. La voglia di sorridere era tanta, ma ancora di più era la necessità di continuare a baciarlo. Portò così entrambe le mani dietro al suo collo, un misto di menta e cioccolata, ecco di cosa sapeva Azzurra. E quando anche le loro lingue iniziarono a sfiorarsi timidamente, Dave sentì l'impulso di stringerla di più a sé, per farle sentire, almeno un po', ciò che stava causando tutto quello al suo povero e misero cuore. Ma una voce li costrinse a staccarsi. Si guardarono entrambi con le guance rossate e gli occhi lucidi. Harry si schiarì nuovamente la voce, con tutta l'intenzione di sotterrarsi. «Lui sta dato di matto», borbottò osservandosi le scarpe. Si sentiva in imbarazzo per aver interrotto quel momento e soprattutto perché non avrebbe mai voluto vederne atteggiamenti intimi, fin troppo intimi. Dave avrebbe voluto urlargli in faccia che era un emerito coglione, o almeno era questo a cui stava pensando. Azzurra invece non era della stessa opinione. Sbarrò gli occhi. «In che senso ha dato di matto?» si allarmò. «Sta picchiando un ragazzo nella sala ricreativa», mormorò di nuovo con lo stesso tono imbarazzato Harry. E mentre borbottava qualcosa su quanto fosse stupido per non averlo detto prima, Azzurra si diresse a passo spedito verso la sala ricreativa. Dave guardò Harry inarcando un sopracciglio. «Non hai mai visto due persone baciarsi?» Lo canzonò per poi sorpassarlo e seguire la ragazza. Harry rimase per qualche secondo interdetto. Certo che lo aveva visto. Lui stesso un tempo lo faceva, a dirsi di Lux. Eppure non credeva che proprio quei due si sarebbero mai baciati. Le urla di Luis si sentivano fino a dietro la porta e quando Azzurra l'aprì si sentì trasportare in un film d'azione dove il protagonista picchiava a sangue il cattivo. Era ciò che stava succedendo. Luis si era scagliato contro un ragazzo più mingherlino di lui, di nome Matt. Il pugno si scontrò contro il volto di quest'ultimo per 2 volte consecutive. La testa di Matt si scontrò ripetutamente contro il pavimento e sembrava non combattere più contro Luis, anzi sembrava deciso a lasciarlo fare, arrendendosi sotto le mani del diavolo. I presenti tenevano un'espressione inorridita, ma nessuno aveva mosso un muscolo, e se ci avevano provato, non avevano messo molto impegno.
La stessa Luxia stava assistendo al tutto pietrificata nel vedere Luis così feroce e senza un briciolo di umanità. Un ampio sorriso era nel suo volto, mentre continuava a colpire il viso del biondo. Dave si spinse verso il ragazzo, senza farselo nemmeno dire, e lo spinse via da Matt. Solo allora alcuni ragazzi si presero la responsabilità di trascinare via Matt da tutto ciò. Ma era troppo tardi. Il ragazzo aveva perso il suo spirito di combattimento sotto la rabbia di Luis e si era arreso, perché era la soluzione più semplice. Luis ringhiò rumorosamente guardando l'amico e si alzò. «Vuoi subire lo stesso trattamento?» minacciò alzandosi e ponendosi di fronte a lui. Azzurra stava per andare verso di loro, sentendo nascere in lei la paura che i due potessero iniziare a litigare, ma fu fermata dalla mano di Lux, che si posò sulla sua spalla. Dopo aver visto quella pistola e dopo quel massacro di Luis, Lux aveva capito che era andato per sempre e che il ragazzo gentile e buono non c'era in lui. Era morto. «Già, perché non lo fai? Ammazzami, così avremo un motivo in più per chiamarti assassino. È questo quello che sei, no? Per questo sei qui. Completa l'opera uccidendo le uniche persone che possono capire ciò che provi». La freddezza delle parole di Dave lo fecero sussultare. Come poteva essere così duro e freddo dopo averlo visto picchiare in quel modo il loro compagno? Luis non se lo spiegava. Sapeva che Dave aveva una soglia di tolleranza molto elevata, ma era solito rispondere ed atteggiarsi in quel modo quando diffidava delle persone, quando non credeva più in loro. E Luis sentì che in quel momento la loro amicizia era finita, per sempre, proprio per colpa sua. Con una spallata andò avanti superando Harry, Lux e Azzurra, senza degnare loro di uno sguardo, ed uscì. La massa di capelli rossi di Hailey richiamò l'attenzione di tutti che tra le lacrime si affrettò a dire «Non c'è più battito!» Strinse a sé il corpo fragile di Matt, concedendogli l'amore che gli era stato negato a Redwood. Lux si portò una mano alla bocca cercando di urlare. Era rimasta lì a guardare il tutto, ma non aveva alzato nemmeno un dito per impedire che tutto ciò succedesse. Eppure si era ripromessa che li avrebbe liberati tutti, dal primo all'ultimo. Dave portò le mani nelle tasche, nascondendo il fatto che stesse tremando. Non tanto per la paura, ma per la consapevolezza che il suo amico non c'era più. Guardò Azzurra che a sua volta lo stava fissando. «Ecco perché l'ho fatto. In caso dovessi finire come lui», indicò con un cenno della testa Matt, «non voglio portare nella tomba con me questo rimorso». Azzurra non disse nulla. Del resto, cosa avrebbe potuto dire?